Udite, udite, la Lazio è seconda e sicuramente chiuderà il girone d'andata seconda la prima volta da quando c'è Lotito. Beh, siamo stati fortunati questa sera perché la squadra non ha giocato molto bene, devo dire. Il Cagliari ha fatto una buona partita, però alla fine è il risultato quello che conta, quindi meno male anche questa sera siamo riusciti a vincere. Senta, si aspetta ancora la risposta della Juve, ma a questa sera la partita ci dice che la Lazio è a meno 5 dalla capolista. Beh, la Juve la vedo con un altro passo. La Lazio di questa sera deve cambiare un po', deve togliere un po' di panettone dalla pancia, perché vediamo, abbiamo visto che non era molto tonica, però speriamo che si compri qualche giocatore in più davanti. Okay. Ha delle proposte? Si parla tanto di Lampard? Beh, Lampard potrebbe essere al centrocampo quello, io preferisco qualcosa davanti. Okay. Grazie mille, forza Lazio. Ecco la famigliola, visibilmente felice, vero che sei felice? No. 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 Ti fa il Cagliari sua figlia? No, anzi, è entrato in campo col pallone, con l'arbitro, quindi è contento. Lazio, sì. Tutto. Senta, anche a lei voglio fare la stessa domanda. Questa sera la Lazio ha eguagliato il numero di punti, i punti di Eriksson. Speriamo bene. 39. Speriamo bene, il passato insegna, se continuiamo questo passo, questa è una vittoria importante, insomma. Tutti si chiedono se questa Lazio possa essere realmente l'anti-Juve. Lei che cosa ne pensa di questo campionato e dove pensa che questa Lazio possa collocarsi? Ma forse qualche un acquisto magari a gennaio che possa completare la rosa, poi ce la possiamo giocare. Juventus forse è un'altra categoria, però ci proviamo, insomma. Perché no? Va bene. Grazie. E forza? Lazio. La Lazio non vinceva senza il rigore. Grazie. Eccoci. Perfetto. Ascolta, mi vuoi dire qualcosa su questa vittoria? Te l'aspettavi? Io me l'aspettavo, come no? Mazza, col Cagliari stiamo a giocare. Se aspettavo col Cagliari, chi se l'aspettavo? Però questa sera è stata un po' in bilico, fino all'ultimo questa partita. La porta sembrava un po' stregata. A noi ci piacciono queste partite così. Ci siamo abituati. Senti, ultimissima, la Lazio questa sera finirà sicuramente il girone d'andata seconda. Cosa ne pensa? Meglio, grandi. Forza Lazio. Ci può stare lì sopra la Lazio? Come no, mazza, pure più sopra. Perfetto, grazie. Bellissimi laziali, sì, hanno seguito, mi dicevate, anche la Lazio in Inghilterra, vero? Certo. Fedelissimi proprio. Ragazzi, questa vittoria ci dice che la Lazio sicuramente chiuderà il girone d'andata seconda sotto una certa Juve a meno 5, aspettando ovviamente gli altri risultati dai campi domani. Guarda, tutti i risultati, basta che la Roma perde, la Juventus perde, poi tutto il resto è noia. Basta che siamo secondi, vinciamo noi, perfetto. Sarà derby domani tra Roma e Napoli? Certo. Derby del sud. Senti, per quanto riguarda invece questa vittoria, la Lazio ci può stare lì sopra e secondo te la Lazio è realmente l'anti-Juve o comunque può candidarsi tra le grandi? Tra le grandi sì, però anti-Juve non penso, però se stiamo qua vuol dire che lo meritiamo. Secondo la stampa comunque questa Lazio continua ad andare un po' a fari spenti, no? Oggi addirittura c'è stata una polemica dalla Francia e diceva: ma come mai questa Lazio non viene considerata? Secondo te come mai non viene considerata? Non lo so, forse preferiscono guardare le squadre tipo la Roma, che hanno il nome, sono della Roma, e quindi guardano la Roma dei Totti, il Napoli dei Cavani, invece la Lazio viene sottovalutata, però intanto sta seconda in classifica sotto la Juve, perciò... Sai se la Roma era seconda quanto ne parlavano i giornali, queste cose qua... E invece cosa dice la classifica? Ce lo vuoi ricordare a noi di Città Celeste? Secondi, la prima squadra della capitale è seconda. Contro tutti e Totti. Tutto qua. Grazie e forza? Lazio, forza Lazio. Fedelissimi laziali, e praticamente si propongono ogni domenica praticamente ai nostri microfoni e questo ci fa molto piacere. C'è soddisfazione per questa vittoria? Sì, buon inizio dell'anno e niente, adesso tocca all'Atalanta, visto una Lazio che alla fine meritava di vincere con il palo, varie occasioni di close, niente, ci siamo, ci saremo e speriamo bene per un 2013 sempre più biancazzurro. Un saluto a tutti quanti, auguri e forza Lazio. Anche a lei vorremmo fare una domanda. Senta,
La Befana ci ha portato questa vittoria. Sicuramente la Lazio finirà seconda questo girone d'andata. La prima volta da quando dà la gestione Lotito. Che cosa ne pensa? E soprattutto voglio parlarle di un'altra statistica. Oggi la Lazio fa gli stessi punti di un certo Eriksson. Grande, grande prestazione, qui c'è una prova di maturità di tutto l'ambiente, è cresciuta questa squadra, è cresciuta negli equilibri, lo sapevamo, oggi è una partita sofferta ma secondo me addirittura meritata la vittoria nonostante tutto, perché comunque il Cagliari veniva qui a giocarsi comunque la Serie B, parliamoci chiaro, in un momento di difficoltà hanno dato il cuore, hanno meritato anche di stare in partita, però secondo me poi gli episodi sono quelli determinanti. E dico pure una cosa, che laddove poi io adesso vorrei rivedere l'episodio del rigore, ma comunque nell'eventualità ci hanno restituito quello che ci hanno secondo me rapinato, rubato, una rapina a volto scoperto a Firenze, dove noi in una partita di assoluto confronto con una delle pretendenti al secondo al terzo posto per andare in Europa, quindi noi oggi non è nessuno può parlare. Tra le altre cose vedo che in altre occasioni alle ripartenze, alla ripresa, la Lazio ha sempre stentato, significa che il gruppo c'è, significa che questa la mentalità è vincente, e da Catania in poi io credo che chiuderemo questo ciclo vincendo anche con il Catania martedì. Il messaggio questa sera mi pare indicativo, questa Lazio non muore mai fino all'ultimo, è proprio la mentalità che è riuscito ad inculcare mister Petkovic. Secondo me mister Petkovic è una grande sorpresa, ma io da quando l'ho visto parlare, al di là del lavoro che fa sul campo, è una persona che ha un carisma che spesso e volentieri, nonostante parte della stampa cerca di denigrare questa squadra, cerca di vedere sempre di esaltare in questa città l'altra parte del Tevere, perché stanno in grande difficoltà. Lo sa, mi scusi se la interrompo, oggi addirittura dalla Francia hanno denunciato questa cosa, cioè tutti si chiedono, addirittura in Francia hanno capito che la Lazio viene sottovalutata inspiegabilmente in Italia, come mai? Secondo lei? Ma noi lo sappiamo perfettamente, qui c'è una cultura in questa città che tende tutto sempre a mettere sotto la cenere, però poi come tutte le cose vengono a galla. Qui la forza dei risultati a questa gente che fa finta di niente, secondo me poi gli si torcerà contro, perché poi questo significa che anche chi vuole vedere questi risultati significa che è malafede. Quindi noi siamo contenti così da sempre, orgogliosi di essere comunque laziali. Noi abbiamo scelto di essere la Lazio per questo motivo, perché così quando succedono queste cose sono in tanti che non se l'aspettano. Martedì festeggerete il compleanno della Lazio, i nostri microfoni vi troveranno a Piazza della Libertà? Sicuramente sì, sempre presenti ovunque. Come sempre, anche perché lì vicino c'è anche da ricordare un tifoso che è morto per la passione, che è Gabriele Sandri, che quindi sono momenti di grande lazialità, e forse oggi credo che mai come questo momento possiamo fare una festa importante. Grazie, e forza ovviamente. Lazio. Grazie.